troviamo alla Sala Metta per la prima delle due giornate di discussione sul problema dei rifiuti ad Alghero, organizzato dal Centro Toniolo. Il presidente Tonino Baldino. Sì, noi abbiamo organizzato questa iniziativa in collaborazione con l'amministrazione comunale e con la Fondazione Metta, proprio perché teniamo anche per parte nostra a fare in modo che la città, con il prossimo appalto che dovrebbe andare entro la fine dell'anno, possa migliorare nell'aspetto e quindi anche in termini di attrazione turistica, oltre che per un fatto di dignità dei cittadini stessi che ci vivono, noi quindi. E infatti abbiamo intitolato queste due giornate Città Pulita, Città Gradita. Questo è soprattutto lo slogan che vogliamo sottolineare, mettere in evidenza, giusto per incominciare a riflettere, portare un po' tutti a riflettere sull'importanza e il contributo che ciascuno deve dare perché la propria città, la nostra città, sia migliore. Migliore quindi non soltanto attraverso il comportamento dei singoli soggetti, quindi di ogni cittadino, ma anche attraverso forse una diversa impostazione del servizio di appalto di nettezza urbana. Noi siamo circa mezzo secolo ormai che stiamo sempre facendo appalti, arrivano ditte esterne e questo ha portato in noi una cultura di distacco rispetto a questo problema, cioè non ci siamo mai posti organicamente l'impegno di studiare un modello organizzativo che possa rispondere con efficienza alle nostre esigenze. Allora vogliamo che questa sia un'occasione perché l'approfondimento, d'altronde è qui presente l'amministratore delegato dell'azienda municipalizzata di Viareggio. Viareggio è una città turistica che ha problemi simili ai nostri e quindi la loro esperienza ci è utile anche per fare delle riflessioni noi. Fra i relatori c'è anche il professor Luciano De Riu, che è appunto responsabile di Lega Ambiente, un organismo che da tanto tempo fa delle riflessioni e proposte in questo senso. Ci sarà anche il dottor Foresto, che era direttore dell'azienda municipalizzata di Alessandria, anche quella è un'azienda all'avanguardia, per cui sono dei modelli su cui noi intendiamo riflettere e far riflettere anche gli stessi amministratori che poi a breve dovranno decidere. Un diverso atteggiamento al problema dei rifiuti può eventualmente portare anche un vantaggio dal punto di vista economico per la città? Assolutamente sì, ed è questa la vera scommessa che dobbiamo cercare di affrontare. E nella misura in cui un po' ciascuno farà la sua parte, addirittura c'è la possibilità di avere oltre che la città più pulita, ma anche di avere maggiori economie anche con la tassa che ciascuno di noi paga per i rifiuti.